Nuovi Mondi, una nuova mostra che parte oggi al Museo Campano di Capua. Chi è l'artista e perché? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. L'artista è Eleonora Pulcini, artista romana di nascita e di adozione australiana, precisamente vive e lavora in Tasmania. Nuovi Mondi perché c'è una correlazione con i Nuovi Mondi, quindi la nuova visione cromatica di Eleonora Pulcini, contestualizzati in un ambiente museale. Questi quadri cosa raccontano? Questi quadri raccontano tanto del vissuto di Eleonora, un vissuto fatto di sinergie, anche dei contatti con la natura, raccontano i suoi stati emotivi che si ritrovano nelle linee marcate dei tratteggi delle opere e soprattutto nelle sue splendide e meravigliose cromie, che sono una fusione tra un linguaggio, io lo definisco europeo, e un linguaggio appunto australiano. Delle mostre come queste, che lei ripete ciclicamente, cosa apportano a un museo come quello di Capua? Allora, io penso che apportino innanzitutto la conoscenza, che una mostra d'arte serve anche quindi a veicolare il pensiero legato al mondo dell'arte, ma anche alla conoscenza del sito che ospita le opere, per cui sono tante le persone che in concomitanza della visita in maniera diciamo specifica con la mostra dell'artista hanno l'occasione di visitare il museo, e sono tante le persone della provincia di Caserta che sistematicamente rimangono esterrefatti, piacevolmente colpiti dalla bellezza del Museo Provinciale Campano di Capua, che purtroppo, insomma, non è da tutti conosciuto. Gianpaolo, non abbiamo l'artista oggi, che poi è in collegamento dall'Australia, credo, no? Con noi, ma chi c'è? Allora, ancora buongiorno a tutti, quindi in mancanza dell'artista abbiamo con noi una degna rappresentante della famiglia, che è la madre di Eleonora Pulcini. Che si chiama? Elisabetta Pala. Elisabetta, questo quadro è per lei? Sì, questo è il mio quadro, questi sono i miei colori e Eleonora si è ispirata proprio a me. Ma che significa avere una figlia artista, così brava anche? Significa tanto, perché è un grande orgoglio per tutti noi, per tutta la famiglia, e sicuramente porta delle mancanze perché lei è lontana, però io sono convinta che ha preso la strada giusta, e niente, è un grande orgoglio per tutti noi, veramente. Lei non è mai stata a Capua prima? No, è la prima volta, molto carina, veramente. Questo museo ha avuto modo di visitarlo? No, non ho fatto in tempo, no. Vincenzo Pizzorusso, antropologo, cosa c'entra l'antropologia con l'arte? Ma l'antropologia ha un ruolo centrale nello studio dell'arte e nello studio di quello che c'è dietro l'arte, soprattutto per cercare di capire quali sono i movimenti interiori dell'artista, ma ancor più i retroscena culturali che hanno dato la possibilità all'artista di formarsi e di accumulare un background culturale da cui poi si forma quel tessuto interiore, anche all'interno del profondo della propria anima, da cui trarre ispirazione per poi produrre un'opera che si materializza in un'opera d'arte. In questo caso specifico, cosa pensa di quest'artista? Lei si riferisce al caso specifico in generale o al caso specifico dell'opera in particolare? Beh, è un'opera molto molto interessante, perché è veramente un caleidoscopio di colori che si intersecano, sembra quasi casualmente, in maniera stocastica, in maniera probabilistica. Invece in fondo c'è una ratio, perché se noi andiamo a procedere secondo linee
linee orizzontali, osserviamo che più o meno le tessiture cromatiche rispettano una certa omogeneità, anche se affrontate poi su linee diverse, tipo linee trasversali o linee diagonali, assumono dei contrasti che possono essere rappresentativi massimamente proprio di quelli che sono i moti interiori che hanno ispirato l'artista nel momento in cui produceva questa particolare opera. E se dovessi invece tracciare una linea generale dell'artista? Beh, la linea generale dell'artista si insinua direttamente in questo solco che ho appena delineato, perché utilizza i colori, devo dire la verità, in maniera molto molto bella, in maniera direi quasi splendida, perché c'ha degli accostamenti cromatici che sono che a prima vista sembrano divergenti, ma che in realtà poi formano un tutt'uno nell'opera, dando un quadro tra virgolette, diciamo, quindi un'espressione sia nel figurativismo sia nell'astrattismo, quindi un quadro d'insieme che è praticamente paradigmatico di quelli che sono i sentimenti, le esperienze, i vissuti e anche le abilità tecniche dell'artista stessa. Appunto, ringraziare tutti, ringrazio te, ringrazio i direttori del museo che ci hanno dato questa grande opportunità e mi dispiace non essere presente, ma sono sicura che tramite i vostri occhi potrò ammirare questo grande evento.